La notizia della scoperta dell'Ercole ci è arrivata un giorno verso fine gennaio. Eravamo in ufficio e la mia collega archeologa ha ricevuto una telefonata di un rinvenimento eccezionale. Quindi siamo andati tutti in cantiere e ci siamo immediatamente resi conto dell'eccezionalità della scoperta, una statua in marmo, figura intera. E siamo rimasti, devo dire, a bocca aperta, perché comunque un ritrovamento del genere non si fa tutti i giorni, anzi, sono ritrovamenti che possono capitare una volta nella vita, anche con uno stato di conservazione piuttosto buono. Il ritrovamento della statua in forma di Ercole è avvenuto nel corso di una demolizione e sostituzione di un impianto fognario del 1930 che era collassato un paio d'anni fa, creando una voragine all'interno del Parco Ardeatino, cosiddetto Parco Scott. Togliendo il fondo è apparso il manufatto, quindi era un ritrovamento assolutamente non atteso, anche perché ci trovavamo ad operare in un'area che era già stata comunque intaccata dai precedenti lavori per la realizzazione della fogna. Non ci si aspettava certo di effettuare un ritrovamento archeologico di questa importanza. Abbiamo deciso di dare subito la notizia con un post intanto su Facebook, breve testo in cui abbiamo pubblicato le primissime fotografie con la statua ancora sporca di terra proprio nel cantiere e le circostanze del rinvenimento. E la sera già abbiamo iniziato a vedere che la notizia era uscita su alcune testate locali della città di Roma. Poi è stato veramente incredibile seguire proprio la diffusione della notizia in tutta Europa e quindi è uscito un articolo importante sulle Figaro. Sono stati giorni frenetici, anche divertenti, devo dire, in cui mi chiamavano dai posti più remoti per avere fotografie, notizie di questo ritrovamento. La statua è stata ritrovata in frammenti ed era completamente ricoperta da terra pozzolana che proprio occultavano tutto il modellato della statua, quindi queste erano le condizioni del ritrovamento. Ha influito sulla sua conservazione proprio il fatto che fosse sottoterra, sicuramente l'azione prolungata nel tempo dell'acqua, dei sali disciolti nel terreno, ha chiaramente determinato sia un degrado proprio del materiale. La benna è stata la causa della frattura sull'addome del personaggio e quel colpo lì, lo stesso che ha determinato questo graffio, ha poi fatto sì che si fratturasse, diciamo, a livello dell'anca la gamba destra, ma è stato anche lo strumento grazie al quale è stata rinvenuta. Il nostro primo studio è stato quello di osservare gli attacchi per la ricomposizione. Dopodiché ci siamo rivolti anche all'Università La Sapienza, qui collaboriamo spesso, per fare un rilievo 3D di tutti i singoli elementi. Sono stato contattato direttamente dal restauratore e per questo lavoro mi ha chiesto appunto una piccola consulenza per migliorare l'approccio al restauro attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali. Queste operazioni offrono l'opportunità in digitale, quindi senza soffrire gli effetti della gravità, di operare sui frammenti. La scansione aiuta le fasi di rimontaggio perché riesce a simulare digitalmente tutto il processo di ricomposizione tra i frammenti. Per quanto riguarda questo restauro, le fasi, oltre chiaramente alla movimentazione dal luogo del ritrovamento a dove ci troviamo adesso, per prima cosa, primissima cosa, è stato necessario liberarla dalla terra di scavo. Dopo che abbiamo capito che la statua era praticamente quasi integra, questo per noi è stato molto tranquillizzante e abbiamo cominciato a fare delle verifiche e a studiare i posizionamenti per i vari incollaggi e l'assemblaggio delle parti più importanti. Dopodiché, per prima cosa, abbiamo pensato alla ricomposizione dei frammenti. Primo intervento, che era quello più importante, più evidente, insomma, d'impatto, era proprio la gamba destra, che era completamente staccata. E quindi quello era il primo pezzo da ricollocarsi. Per fare questo, la statua l'abbiamo dovuta movimentare, pesare, per calcolare se era sufficiente fare soltanto un incollaggio con delle resine oppure aiutarci con dei perni al titanio che poi abbiamo scelto di mettere perché la lesione era verticale. I due pezzi erano abbastanza pesanti e quindi affidarci soltanto un incollaggio non ce la siamo sentita.
Dopo la fase di ricomposizione ci stiamo occupando della pulitura, che è stata rimandata a dopo la ricomposizione di tutto il gruppo scultoreo, perché è bene avere una visione globale dell'opera per avere un risultato omogeneo. Dopodiché saranno effettuate alcune operazioni di stuccatura sicuramente e di presentazione estetica. La statua è in marmo pentelico, diciamo che il riconoscimento del marmo è stato fatto solo su base visiva, abbiamo fatto dei campionamenti e sono in corso di analisi, insomma stiamo aspettando i risultati perché la scoperta è stata recente, quindi ancora gli studi non sono completi. Per il momento l'attribuzione di datazione è stata fatta su base stilistica, quindi su studi storico-critici. Gli attributi che ci hanno consentito di identificare la statua come una figura che si fa rappresentare in forma di Ercole sono quelli tipici, ovvero la Leontè, che è la spoglia della prima fatica di Ercole, e la spoglia del leone Nemeo, la clava e la faretra. Siamo sicuri che non si tratta di Ercole stesso, ma di un personaggio che si fa rappresentare in veste di Ercole per le caratteristiche del ritratto. Rappresenta una figura in età avanzata, molto ben caratterizzata. Farsi rappresentare come Ercole è un modo che gli imperatori avevano per collegare le proprie virtù a quelle del semidio, quindi la forza e il coraggio contro le avversità. E le rughe d'ansia, che sono un elemento che possiamo riscontrare nel ritratto della nostra figura, vanno a voler sottolineare una virtù tipica degli uomini di potere romani, quella di volersi preoccupare delle sorti dello Stato. Abbiamo alcuni imperatori che siamo sicuri che si siano fatti rappresentare in veste di Ercole. Il primo è Traiano e il più celebre è Commodo. Le variazioni compiute nel corso del restauro le stiamo raccontando sui canali social del Parco Archeologico e poi, non appena terminato l'intervento di restauro, la statua verrà esposta in una grande mostra che si terrà nel Museo Nazionale Romano, nella sede delle Terme di Diocleziano. Quindi sarà esposta accanto a grandi capolavori della statuaria greca e romana e sarà sicuramente una vetrina molto importante. Poi sarà sicuramente esposta in una delle nostre sedi del Parco Archeologico e contribuirà, insomma, ad attirare l'attenzione sui nostri siti e sarà un reperto importante da venire a vedere in una delle nostre sedi.